è bello se mi chiami, è bello se rimani, è bello se rimani un po', questo è per venire. Oggi è il primo giorno dell'ultima settimana di scuola, anche se non lo so bene, visto che non sappiamo ancora se l'8 giugno dovremo fare lezione o no. Comunque, oggi le lezioni iniziano alle 10 perché una lezione, diciamo, è stata cancellata, però è registrata. E io ho un po' di cose da fare, che potrei fare in questo momento. Devo fare gli assunti di arte, di filosofia, un'attività di francese, devo firmare i programmi in italiano e di filosofia e poi devo collegare la stampante, ma quello è fatto. Quindi credo che adesso firmerò i programmi, visto che è la cosa più veloce che posso fare. E poi vedo se posso comunque partecipare alla video lezione che è stata registrata, così da prendere appunti, eccetera, eccetera. Quindi, fino a dopo. Comunque la mia professoressa di spagnolo di conversazione mi ha sentito 3 volte sulla stessa cosa. Oggi è stata l'ultima volta in cui mi ha sentito sulla stessa cosa. Allora, sono le 12:49 e ho appena finito le mie due lezioni. Ne ho saltate alcune perché credo che dei professori pensassero che ci fosse Monte. Proprio perché domani è 2 giugno, quindi non c'è scuola. E niente, adesso mi riposerò un po', forse, non lo so. Oppure fare i compiti. Buongiorno, oggi è martedì 2 giugno e sono le 10:05 e oggi non ho lezione ovviamente perché è festa e dovrò finire i compiti che non ho finito ieri. Ieri ho iniziato quel lavoro di francese e oggi devo finirlo, mi mancano un po' di cose e fare gli assunti di arte e di storia. Guardate che carino, hanno messo questo per la festa della Repubblica. Vai Google. Dopo 3 giorni di ricerche online, di sfogliare il libro di francese 40.000 volte per trovare le figure di stile e dopo tante incure con il mio telefono perché non scrive bene il francese, l'ho consegnato. In anticipo anche, adesso finirò filosofia e perché ho tipo da scrivere 2 pagine sulla filosofia di Platone. Oh,
sostanzialmente quello che... Something about the way that you understand. We don't need a rush and we don't need to make no plan. You say. Eccoci qui per l'ultimo giorno dell'ultima settimana dell'anno, quindi l'ultimo giorno di scuola, e ho messo apposta questa maglietta Summertime, miss you so much, perché non ce la faccio più. E oggi avrò una mezz'oretta di italiano, poi francese, poi biologia e filosofia, però non credo che farò proprio lezione pesante, spero di no. E inizierò tra tipo 20 minuti, inizio alle 9 e mezza, quindi ultimo chain della settimana. E sono contenta perché non dovrò fare i compiti questo weekend, posso fare quello che mi pare. Anche a lei, prof. Uff, mi sto un po' venendo via. Ero tutta contenta, adesso sto... Buongiorno. Va bene, prof. Un bacio anche a lei. Arrivederci. Me l'aspettavo diversa questa fine dell'anno. Anche a lei, prof. Arrivederci. Devo far pipì. Sta scoppiando. A lunedì, prof. Arrivederci. Ok, adesso vi parlo un po'. 5 minuti e vi parlo un po'. Allora, devo dire la verità. Da stamattina ad adesso il mio umore è un po' cambiato, perché un po' mi dispiace per certe cose che sono successe e che non posso dire. E un po'... un po' strano. Comunque io pensavo che oggi fosse l'ultimo giorno di scuola, però in realtà è lunedì 8,
ma ovviamente non potrò riprendere, non potrò riprenderlo perché io carico i video di domenica e quindi non potrei e non voglio lasciarvi senza video come sempre. E poi mi sembra un po' una pagliacciata, vi giuro, perché nel due video fa nel Get Ready With Me, ve lo lascio qui, avevo detto che volevo togliere dal mio canale YouTube la scuola e sono già due video che ve la metto in mezzo di nuovo. Però avevo bisogno di un break, diciamo, dalla scuola. E adesso che arriverà l'estate ho un sacco di idee e già ce l'ho scritte sul mio quadernino e spero vi piacciono. E niente, questo è tutto per il video di oggi. Come sempre seguitemi su Instagram, tutti i link qui sotto e qui vi sono apparsi i miei profili social. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche così non perderete nessun video. E come sempre ci vediamo domenica prossima a mezzogiorno con un nuovo video.